Quest'anno la 15ª edizione di Pulcinella 20 ha fatto registrare ancora una volta una serie di importanti successi. Un anno sicuramente cruciale, a partire dalla cifra tonda, 15, che ci fa riflettere, ci fa fare memoria, ci fa ricordare, ci ferma a pensare, a sedimentare tutto ciò che è avvenuto in questi 15 anni. Un bilancio direi estremamente positivo innanzitutto per quella che è la storia di Pulcinella 20. Veramente una storia importante, abbiamo organizzato non a caso una mostra curata dall'amico fotografo Salvatore Della Rossa, dove nelle foto abbiamo avuto la possibilità di ricordare, di riflettere, di capire il percorso sinora fatto, un percorso che nel tempo ci ha regalato tante soddisfazioni, importanti successi, incontri opportuni, propizi, forieri di altri successi. Ci rendiamo conto che molto ancora resta da fare, veramente tanto. Dobbiamo lavorare in queste terre, in questo territorio. Pulcinella 20, prima ancora che una rassegna artistica, è una testimonianza di impegno civile, è un modo per dire che questo territorio può cambiare, può riscattarsi. Bene, guardando questi 15 anni, l'energia la si ritrova come per magia, come per incanto, perché ci si rende conto che davvero molto ancora si può fare, e guardare quello che è stato fatto è un modo per convincersi che tutti i traguardi sono possibili. Pensare che in questa terra sono passate oltre 300 o 400 scuole, 500, di altrettanti rappresentanze di altrettanti territori italiani, dal nord, da Bolzano, da Asti, da Torino, per arrivare ad Acireale, Canicattì, Caltanissetta e così via, quindi dalla Sardegna, e questo in qualche modo ci fa sentire soddisfatti, che Sant'Arpino è diventato per alcuni momenti, per alcuni giorni, per alcune ore, è diventato il centro dell'Italia per queste scuole, per queste realtà. Ma guardare le foto significa anche ricordare, e questo davvero oggi risulta inspiegabile come sia potuto avvenire. Guardare dei nomi importanti dell'arte, della cultura, delle istituzioni italiane che hanno mostrato grande interesse verso di noi, addirittura partecipando, venendo qui a Sant'Arpino. Il più, come dire, il nome il più importante, il nostro, quello che noi definiamo il nostro padre putativo, è sicuramente Dario Fo, ma abbiamo visto nelle immagini, si vedono i volti di Michele Placido, di Giancarlo Giannini, di Maurizio Scaparro, di Giorgio Albertazzi, di istituzioni importanti. La prima, la più importante sicuramente, quella di Giorgio Napolitano, che ci ha accolto in tutti i modi possibili, ci ha sostenuto, addirittura l'anno scorso ci ha chiamato telefonicamente per esprimerci il suo compiacimento per quello che noi stiamo facendo. E quindi guardare testimoni dell'impegno civile, della lotta contro le mafie, guardare Ciotti, guardare un'altra serie di nomi, davvero tanti, che sono talmente tanti che faccio anche fatica a ricordarli. Questa radice, questa storia ovviamente ci carica, dicevo, ci fa sentire bene, e anche in un anno difficile come questo, dal punto di vista economico, dal punto di vista delle difficoltà, la crisi purtroppo non prende solo le aziende, o meglio, la crisi è una crisi di sistema, dove anche le scuole hanno grosse difficoltà a venire, a partecipare, dovendosi molte volte autofinanziare, le famiglie in difficoltà lavorativa purtroppo non sempre riescono a sostenere i loro figli, la crisi economica delle istituzioni, la spending review che taglia budget, taglia possibilità alle istituzioni di finanziare, la crisi delle imprese. Ebbene, nonostante questi fattori sicuramente negativi, quest'anno Pulcinella 20 riesce ad andare avanti, resiste, celebra nel modo migliore la 15ª edizione, lo fa con 50 scuole, con spettacoli di alto livello, con spettacoli che denotano un impegno, una passione dei ragazzi, delle scuole, ma anche dei docenti, ma anche delle famiglie. E lo fa
questa resistenza, lo fa, la dimostra, la testimonia andando avanti, la testimonia attirando ancora una volta su questo territorio, a Sant'Arpino, nella patria delle Atellane, personaggi importanti che hanno lo scopo, con la loro venuta testimoniano il nostro buon lavoro, il lavoro di qualità. E cito i tanti nomi, cito Antonio Lubrano innanzitutto, che è entrato a far parte attivamente della nostra famiglia, della famiglia di Pulcinella Mente. Non è più un ospite Antonio Lubrano, ma è una colonna portante, è una persona che si dedica senza, come dire, senza nessun altro tornaconto, senza nessun altro scopo. Antonio Lubrano ci dà una mano per un anno intero a costo zero, semplicemente perché ha capito, ha sposato le ragioni di questo progetto, la bontà di questo progetto. Ma posso citare Enrico Mentana, posso citare Peppino Di Capri, posso citare Angela Luce, posso citare Salvatore Misticone, famosissimo per le sue apparizioni, per le sue interpretazioni nel film di, nei film di Alessandro Siani, posso citare il giudice Raffaello Maggi, posso citare una serie di rappresentanze, di presenze di grande, veramente di grande valore anche simbolico. Faccio un esempio, la nazionale di calcio amputati, un gruppo di giovani che per disgrazia, per incidenti hanno perso gli arti e pur perdendo gli arti riescono a trovare le motivazioni per andare avanti, facendone addirittura di un momento di limitazione fisica, addirittura facendone un'opportunità di crescita, di incontro, di gioco, di confronto, come il caso della nazionale di calcio amputati che gira in tutto il mondo portando appunto questa forma di entusiasmo, questa forma di allegria, questa voglia e questo attaccamento alla vita. Ebbene, questo entusiasmo ce l'hanno trasferito qui da noi a Pulcinella Mente, passando ai ragazzi una lezione di vita, una lezione di valori importanti, una lezione di attaccamento alla vita e a tutto ciò che di bello la vita ci regala. Potrei testimoniare con le mie parole altri importanti successi, altri obiettivi. Di tutto questo noi siamo soddisfatti, ripeto, nell'anno in cui la crisi si è fatta sentire e nell'anno in cui i budget sono praticamente inesistenti. Se pensate che tutto questo movimento, 10 giorni di andirivieni di pullman, di incontri, di appuntamenti, di convegni, di spettacoli, si svolge con pochissimi soldi, addirittura quest'anno scendiamo al di sotto dei 10.000 euro, veramente credeteci è miracoloso. E ovviamente tutto questo può avvenire grazie ad una concertazione fantastica che c'è soprattutto tra l'associazionismo, tra i ragazzi, tra i volontari che si dedicano senza se e senza ma verso questo progetto che noi tutti abbiamo sposato e che in cui, nel quale tutti quanti noi vediamo la possibilità di un riscatto, di un rilancio, di un futuro per i nostri giovani. Il suo lavoro, con la sua professionalità, ha scritto, dicevamo, di un territorio difficile, di un territorio degradato, ma anche ricco di eccellenza. Quest'uomo si è preoccupato, noi esaltiamo l'eccellenza, quest'uomo si è preoccupato di combattere i lati oscuri del territorio, il degrado, la camorra, la malavita. Quest'uomo è quello che ha scritto, ma veramente ridato la sentenza fatta. Quest'uomo è, vedete, è un esempio straordinario di coraggio, di impegno e di dedizione. E noi vogliamo fare questo progetto. Nella mente, 15ª edizione, periodo di bilanci, di messe a fuoco e di messa a punto. Ebbene, anche quest'anno, in un momento così delicato della vita politica, nazionale e sociale, abbiamo allestito una rassegna di tutto rispetto, di grande prestigio a livello internazionale, direi. Quest'anno arriveranno grandissimi ospiti, grandi firme. Ricordiamo per tutti
Enrico Mentana, Piero Angela, il nostro amico ormai Antonio Lubrano, e poi ci saranno ospiti di grande richiamo, Buono Core, il cantautore, il rapper Clementino in rapida e grande ascesa, e tanti altri nomi e firme illustri. Ma al di là delle firme, quello che ci preme molto è la partecipazione entusiastica delle scuole, delle scolaresche, che quest'anno anche sono giunte a decine con migliaia di ragazzi che hanno partecipato in maniera veramente gioiosa e di grande solidarietà rispetto al progetto, perché qui si parla di progetto e il progetto continua con grande forza e con grande slancio. Certamente abbiamo avuto dei problemi, come tutti in questo momento, ma abbiamo il sigillo autorevole del Presidente della Repubblica Napolitano, che come ogni anno ci ha concesso le sue 4 medaglie che vanno al riconoscimento di un lavoro ormai decennale, ultradecennale, che ci permette di darci slancio, vigore, entusiasmo per altre e più ricche esperienze. La 15ª, in un anno difficile, fatto di crisi, di abbandoni per alcuni, ma un anno nel quale ci fa ancora più piacere esserci ed esserci stati insieme a tante scuole, a tanti giovani, a tanti bambini, a tanti operatori del settore che non vogliono arrendersi, che lottano per la costituzione di una nuova generazione, una generazione effervescente, non sotto il giogo della televisione. Quindi siamo qui a lottare e vogliamo a tutti i costi che ci sia un ascolto da parte delle istituzioni. Pulci nella mente, 15ª edizione, l'edizione della speranza, possiamo dire, la speranza che qualcuno finalmente si occupi di fare delle cose per la scuola, per il mondo della cultura, della formazione. Noi lo facciamo con forza, con convinzione. Lo facciamo e ne siamo felici, perché le grandi emozioni, le soddisfazioni che abbiamo nel vedere calcare le tavole del palcoscenico da tanti occhi e tanti cuori entusiasti ci appaga, ci conforta, ci spinge a superarci. Siamo felici dell'ascolto e della collaborazione che le scuole continuano in un momento così particolare a darci. Pulci nella mente, 15ª edizione, ancora ci siamo, vogliamo esserci e vogliamo migliorarci insieme ai giovani, per i giovani. Buongiorno, io sono Mario Guida e io innanzitutto ringrazio il direttore dei Pulci della Mente, il Pideorio, per darmi la soddisfazione. Innanzitutto io faccio parte dello staff dei Pulci della Mente da 15 anni, essere 15 anni quindi è una soddisfazione per me, ma la soddisfazione tale è quella di aver fatto un evento qui a Pulci della Mente, quindi il mio festival, la 4ª edizione Cantatella, diventa un festival nazionale, perché la rassegna di Pulci nella Mente è una rassegna nazionale, una rassegna di teatro scuola dove tutte le scuole d'Italia fanno questo teatro, tante cose, e vengono personaggi come testimoni di altissimo livello, della RAI, dei parlamentari, gente da tutta l'Italia. Quindi per me è una grande soddisfazione ancora non solo essere parte dello staff, ma fare questo evento di Cantatella.
Si dice che il teatro non può andare in crisi, anzi nei momenti di crisi il teatro, i nostri amici attori lo sanno, vive ancora di più, come un impulso alla resistenza. Ed è così, il teatro è così, anche perché il teatro si è basato sempre su sostanza umana e non tanto sugli apparati, il vero teatro.